È operativo dalle 15 di oggi il secondo hub vaccinale di Pescara, dopo quello della stazione di Porta Nuova, il terzo se consideriamo anche il village di Città Sant'Angelo che comunque serve la provincia pescarese. Ci troviamo al Palazzo Fuxas di proprietà della famiglia De Cecco in via Alessandro Volta 10 e alle mie spalle le prime persone in fila in attesa di ricevere la propria dose di vaccino. Chi non ha ancora conseguito la prima dose per la prima dose può recarsi qui senza alcuna prenotazione. Per la terza invece è necessaria la prenotazione sul portale dedicato. L'obiettivo è quello di inoculare 300 dosi al giorno con quattro linee vaccinali che poi diventeranno nei prossimi giorni 5. A disposizione qui ci sono i vaccini Pfizer e Moderna. Sia il Moderna che il Pfizer si possono inoculare indipendentemente dal tipo di vaccino che è stato fatto per completare il ciclo vaccinale, cioè per le prime due dosi. Ricordo che l'assenza di prenotazione è possibile per tutti coloro che devono fare la prima dose, ma non solo qui, ma in tutti i centri hub della ASL di Pescara. La prossima settimana, qui il pomeriggio sarà dedicato alle fasce dei più piccole, dai 5 agli 11 anni. C'è una richiesta di prime dosi che si mantiene stabile sulle circa 200-300 prime dosi al giorno. Questo centro a fine gennaio è stato aperto anche per permettere a tutti coloro che sono ancora in assenza di dose vaccinale di poterla fare. Questo hub vaccinale presente sul territorio di Pescara ci permette di avere un estintore, quello che dice Bertolaso, un estintore pronto che nel caso in cui serva per qualsiasi necessità riprenda una fase epidemiologica forte, ovviamente siamo pronti per intervenire. Ringrazio ovviamente la ASL per quello che sta facendo, i vigili urbani, la protezione civile, i dipendenti del comune di Pescara, per quello che stiamo facendo. Ancora una volta, la collaborazione tra due enti che sono la ASL, l'aspetto sanitario, ed il comune, l'aspetto operativo, ha fruttato perché l'amministrazione non ha mai diciamo, abbandonato il campo. Tramite l'avvocato cremonese, che è legale della famiglia De Cecco, ovviamente abbiamo fatto questa joint venture, se così possiamo dire. Sicuramente c'è stata una sinergia operativa tra pubblico e privato, ancora una volta, che produce questo servizio indispensabile oggi per la guerra al Covid-19.